Bene, buongiorno a tutti, buongiorno anche a chi è connesso online. Abbiamo diverse persone, ci scusiamo per aver limitato l'accesso a questa sala, ma una delle primissime attività che viene fatta in presenza, quindi con tutta la prudenza del caso. Io devo introdurre Mirko Paiardini, mi fa un immenso piacere, ma prima di tutto mi devo scusare con lui. 10 giorni fa io avevo preparato questa locandina, dopo avergli chiesto il titolo della presentazione, e come vedete questa locandina è diversa dalla slide che sta sullo screen, perché nel frattempo, negli ultimi 10 giorni, Mirko Paiardini da associate professor è diventato full professor. Quindi... La nostra locandina non è aggiornata, ma queste cose credo ci facciano immensamente piacere. Per il riconoscimento ricevuto da Mirko in questi anni, ormai tanti anni, che lavora alla Emory. In realtà Mirko è passato prima alla Emory all'inizio, poi si è mosso alla Penn, non mi ricordo per quanti anni, diversi anni comunque, per 4 anni, poi dalla Penn è tornato alla Emory. La Emory in realtà ha una doppia affiliazione, nel senso che ha l'opportunità, oltre che di lavorare al Dipartimento di Patologia, al Laboratorio di Medicina, ecco, questa è un'altra cosa che non deve succedere, anche allo Yerkes National Primate Research Center, uno dei pochissimi centri di ricerca sui primati al mondo dove è possibile utilizzare primati per studi di microbiologia, quindi in ambiente controllato, dove è possibile fare esperimenti che in Italia non sono possibili, ma in tante altre parti del mondo pure non esistono questo tipo di facility. Questo gli ha permesso in modo estremamente brillante negli ultimi anni di sviluppare degli approcci estremamente interessanti e totalmente innovativi per cercare di comprendere fino in fondo il ruolo del sistema immunitario nel controllo delle infezioni. Come vi dirà Mirko, poi alcuni di noi l'hanno già sentito anche in precedenza, il modello dei primati che ha a disposizione è un modello doppio, nel senso che può accedere a primati che sono capaci di controllare l'infezione e altri meno. Quindi esiste contemporaneamente anche la possibilità di un controllo sulle ipotesi di lavoro che sta portando avanti. Proprio per il suo approccio innovativo ha numerose collaborazioni, prima di tutto con diverse istituzioni accademiche prevalentemente US based, ma non solo, anche con grandi aziende, come ci dirà lui, in particolare con Merck, dove addirittura vengono fatte insieme delle ipotesi di lavoro e poi sviluppate attraverso la ricerca sperimentale. Mirko, tra le altre cose, è formalmente un visiting professor della nostra università, è parte del collegio di dottorato della nostra università e siamo estremamente felici di averlo qua. Io non entro nello specifico delle cose che ci dirà oggi, mi aspetto qualche cosa sulla base di quello che ha pubblicato e di quello che in precedenza ci ha raccontato, ma sono sicuro che ci saranno anche delle importanti novità. Mirko, grazie per questa opportunità e ora il podio è il tuo. Grazie mille Mauro per l'introduzione, per me è sempre un piacere. Sì?
Non ringrazio più Mauro per l'introduzione dopo questa giunta. No, non è vero, è tutto vero, come sempre. C'è sempre, come si dice, una moglie. Comunque sì, tanto del merito va Barbara, ed è vero. No, dicevo, grazie per l'introduzione. Dietro un grande uomo c'è una grande donna. E grazie Anna. No, volevo veramente ringraziare Mauro per l'invito. Questa penso sia la terza volta negli ultimi 3-4 anni che vengo, nonostante il Covid. Per me è sempre un piacere tornare a Urbino, vedere tante facce amiche e divertirsi con persone con cui ho condiviso quasi 10 anni di vita e di ricerca. Quindi è sempre un piacere essere qui. E come ha detto Mauro, vi presenterò dei dati su immunobased intervention nel modello delle scimmie, sia con HIV e dati più recenti dove abbiamo utilizzato la nostra esperienza con le scimmie anche per studiare la SARS-CoV-2 infection nel modello animale. Partendo da HIV, voglio ho poche slide di background per ricordare, in periodo in cui si parla tantissimo di Covid, giustamente, dove siamo con l'HIV e che tipo di infezione è stata. Questa slide dimostra che cos'era l'HIV negli anni 80, una infezione in cui il virus replicava, raggiungeva livelli alti di viremia in plasma e che praticamente era, nella stragrande maggioranza dei pazienti, una sentenza di morte. Come vedete nella destra c'è un pointer da qualche parte. No. Come vedete nella destra c'era una persona infettata negli anni 80 aveva una prospettiva di vita di 1 o 2 anni. E questo è cambiato in maniera drastica con l'introduzione della Highly Effective Antiretroviral Therapy a partire dal 1996 e miglioramenti con gli anni, e terapia che è in grado di controllare il virus nella stragrande maggioranza delle persone che prendono i farmaci. E come vedete questo ha avuto un impatto clamoroso, che è considerato uno dei più grossi successi della medicina moderna nella lifespan di persone infettate. Una persona che si infetta oggi ha 20 anni e una prospettiva di vita di 53 anni, quindi può arrivare quasi a una normale vita media. Purtroppo l'HIV è un'infezione che ancora ha dei numeri notevoli. Come vedete in questa slide ci sono 37 milioni di persone, questi sono dati del 2020, che hanno l'HIV, e solo 27 milioni hanno accesso alla terapia. E nel 2020 ci sono state 1,5 milioni di nuove persone che si sono infettate, quindi ancora le infezioni annuali sono alte, ci sono state quasi 700.000 persone che sono morte per HIV. E in totale dall'inizio dell'epidemia ci sono circa 80 milioni che sono state infettate e 36 milioni che sono morte. E ho messo in fondo i casi di, penso una settimana fa, di Covid, 189 milioni di casi in solo meno di 2 anni rispetto a 40 anni di HIV, quindi questo spiega come incredibile effetto questo virus a infettare le persone, e il numero di morti è inferiore a 4 milioni, quindi molti più casi ma meno morti rispetto all'HIV. E come ho detto, solo 84% delle persone che hanno l'HIV sanno che sono infettate, e di queste solo l'87% ha accesso all'antiretroviral therapy. E fra le persone che prendono la terapia solo il 90% sono fully suppressed, perché ancora ci sono persone che non hanno una risposta completa alla terapia, nonostante i grossi progressi con le terapie. Quindi se applicate tutte quelle percentuali, nonostante ormai tutti pensano ci sono le antiretroviral drug, persone possono vivere più di 50 anni, in realtà ci sono ancora nel mondo solo il 65% delle persone che hanno HIV che hanno il virus suppressed, quindi quasi il 40% delle persone ancora hanno il virus replicate e possono non solo sviluppare la patologia ma infettare altre persone. E ci sono attualmente grossi sforzi per portare quel 65% il più possibile vicino al 100%. E la parte che noi ci occupiamo è invece cosa succede anche nelle persone che hanno accesso alla terapia, in cui la terapia funziona molto bene, quindi queste persone hanno il virus che è suppresso, sotto il limite di detezione. Nonostante questo, la terapia non è una cura, perché il virus è in grado di persistere su delle cellule che si chiamano il viral reservoir cellulare. E cosa succede nella stragrande maggioranza delle persone? Che se la terapia viene interrotta, il virus ritorna a replicare. All'inizio si pensava che il motivo era perché le terapie non erano efficaci, quando sono le prime terapie che sono uscite, si pensava che era dovuta alla lunghezza della terapia, che se invece di 5 anni trattavamo per 10 anni, no, adesso ci sono persone trattate per più di 20 anni, il virus sarebbe sparito dal corpo, e invece purtroppo questo non succede. Si pensava che era perché la terapia inizia troppo tardi, quando il sistema immunitario è ormai compromesso. Ci sono adesso clinical trial in Thailandia, in Africa, dove la terapia iniziano nei primi 4-6 settimane dopo l'infezione,
persone, particolarmente sex worker, che sono controllati molto frequenti, appena sono positivi vengono trattati, nonostante questo si stoppa la terapia e il virus rebound. Quindi il virus si nasconde nel sistema immunitario e l'antiretroviral therapy non è in grado di eliminarlo. Quello che ci occupiamo noi nel nostro laboratorio è di cercare di capire dove il virus persiste e quali sono i meccanismi che favoriscono la persistenza del virus e naturalmente usare queste conoscenze per cercare di colpire questo reservoir e vedere se si riesce a sviluppare quello che si chiama functional HIV cure o HIV remission, persone che possono stoppare la terapia senza che il virus rebound e senza avere il rischio di infettare altre persone. E come diceva Mauro, facciamo questo lavorando con pazienti, ma fondamentalmente con il sistema delle scimmie, dei non-human primates e allo Yerkes Primate Center. E questo offre diversi vantaggi, naturalmente il vantaggio di controllare numerosi parametri che è più difficile controllare negli uomini, la possibilità di interrompere la terapia e vedere se l'intervention che testiamo ha avuto un effetto e naturalmente negli ultimi anni c'è stato tantissimo interesse, il virus persiste in tessuti, compreso il brain, i linfonodi, la gut, eccetera, e quindi nelle scimmie abbiamo la possibilità di fare collezioni longitudinali comprese nei tessuti, naturalmente si possono fare necropsie dell'animale e poter vedere in molte location. E l'ultimo punto che molto importante per soprattutto il nostro tipo di ricerca, ci dà anche la possibilità di testare nuove e all'inizio interventi rischiosi per ricevere eradication prima di potenzialmente muoversi negli uomini. E il nostro approccio è abbastanza semplice, cerchiamo di fare prima studi di base per capire i meccanismi con cui il virus persiste e poi di, come diceva il prof, di collaborare, abbiamo diverse collaborazioni con le company per poi disegnare reagenti per targettare questi meccanismi e vedere se naturalmente riusciamo a eliminare il reservoir. E ho fatto una lista di diversi lavori pubblicati recentemente dove abbiamo studiato come meccanismo la perdita dell'integrità della mucosa e un intervento dell'interleuchina 21 che è in grado di ripristinarla, il ruolo dei reservoir non T-cells, fondamentalmente i macrofagi, che abbiamo studiato depletando il CD4 con un anticorpo monoclonale, e un studio più recente pubblicato un paio di anni fa dove siamo riusciti a bloccare le cellule T, non farle uscire dal lymphoid tissue con una molecola che si chiama fingolimod, che è usata per sclerosi multipla, praticamente blocca l'egress di tutte le cellule T dal lymphoid tissue al blood, non c'è più circolazione, vai da 1000 CD4 a 0 CD4 in blood, e lo usano nella sclerosi multipla per non mandare le activated T cells nel brain. E quindi abbiamo dimostrato qual è il ruolo del lymphoid tissue nella HIV infection. Quindi ho fatto una lista di pubblicazioni ma non presento niente di quello, però se qualcuno è interessato sono lì, e gli studi che presento sono focalizzati sul ruolo dei coinhibitor receptor, in particolare il PD-1, sul ruolo dell'interleuchina 10, e avevo presentato dei dati preliminari un paio d'anni fa, tutti e due adesso sono stati pubblicati, uno è appena accettato e quindi vi farò vedere i nuovi dati, e l'ultima parte del talk è abbiamo come ho detto usato anche il modello delle scimmie per l'infezione di SARS-CoV-2 e abbiamo testato un trattamento che adesso è stato approvato dalla FDA, il baricitinib treatment, e quella sarà l'ultima parte del talk. Iniziando sul ruolo dei regolatori negativi del sistema immunitario, e quello che vedete alla sinistra è quello che di solito succede in una cellula attivata, dove se c'è il virus i segnali positivi sono di solito superiori ai segnali negativi, quindi la cellula attivata, il virus replica e quindi c'è produzione di virus, il sistema immunitario può riconoscere la cellula che produce il virus e se un sistema immunitario funzionante può ucciderlo. Quello che succede però in molte di queste infezioni, quando una cellula è troppo attivata, ci sono dei negative regulator che iniziano un negative feedback e praticamente portano la cellula a ritornare a uno stato resting. E diversi anni fa noi e diversi altri gruppi hanno ipotizzato che se una cellula è infettata quando è attiva ma poi ritorna a uno stato resting grazie all'espressione di questi negative regulator, il virus non viene più prodotto, quindi rimane integrato nel DNA e quello può essere un meccanismo che permette a questo virus di essere nascosto al sistema immunitario, non viene prodotto, non viene riconosciuto e può vivere per lungo tempo. Quindi abbiamo ipotizzato che è uno di questi reservoir critici che sopravvivono nonostante molti anni di antiretroviral therapy. E infatti
poco prima che noi pubblichevamo il nostro paper, un paper su Nature Medicine di un gruppo di J.P. Pantaleo in Svizzera ha pubblicato questo paper su Nature Medicine facendo vedere che il PD-1, che è uno di questi co-inhibitory receptor, che ad esempio è targettato nel cancer, ha infatti un ruolo molto importante. Le cellule che esprimono alti livelli di PD-1 negli uomini con HIV hanno alti livelli di infezione e il virus rimane latente, cioè queste cellule, come dicevo, ritornano allo stato resting, il virus rimane lì, la cellula vive per lungo tempo. E l'anno dopo noi abbiamo pubblicato un paper su Immunity facendo vedere che nel modello delle scimmie abbiamo confermato i dati di Pantaleo negli uomini. Se tu guardi nel linfonodo, in particolare nel follicolo, la maggior parte del virus è infatti in cellule che esprimono il PD-1. Però abbiamo anche caratterizzato che c'è un altro reservoir molto importante di cellule CD4 che sono PD-1 negative, però esprimono un altro co-inhibitory receptor, un altro di questi regolatori negativi del sistema immunitario, che si chiama CTLA4. E anzi abbiamo fatto vedere che le cellule che esprimono il CTLA4 sono quelle che sopravvivono più a lungo durante l'antiretroviral therapy. Quindi questo paper è stato importante perché dopo la pubblicazione di Pantaleo nel 2016 il field si è mosso molto a usare PD-1 inhibitor e il nostro paper suggeriva che inibire solo il PD-1 poteva non essere sufficiente perché ci sono anche queste cellule che sono PD-1 negative che non rispondono al PD-1 blockade. E allora abbiamo ipotizzato che la miglior terapia era di targetare in contemporanea sia il PD-1 e il CTLA4 e l'idea è quello che si chiama shock and kill ed è sommarizzato in questa slide. E se il PD-1 e il CTLA4 in realtà contribuiscono a, contribuiscono a mantenere il virus latente nelle cellule, nel DNA, e l'idea è che se tu blocchi il PD-1 e il CTLA4, quindi non ho controllo del mouse. Ok, se tu blocchi il PD-1 e il CTLA4 sei in grado di riattivare queste cellule, quindi questo è quello che si chiama shock, e quando riattivi queste cellule il virus dovrebbe essere in grado di replicare, quindi il virus non è più nascosto al sistema immunitario. Nell'altra parte dell'intervento il PD-1 e il CTLA4 rimuovendoli aumentano anche l'abilità di CD8 a attaccare cellule che esprimono il virus o cellule tumorali. Per questo ci sono molti trattamenti adesso nei tumori bloccando il PD-1 e il CTLA4. Quindi teoricamente è un intervento che dovrebbe rivelare il virus nelle cellule che sono nascoste e nello stesso tempo favorire l'attività di CD8 a riconoscere e uccidere le cellule che hanno questo virus. Quindi ci siamo chiesti se il doppio blockade era in grado di riattivare e espandere le cellule T, se questo era sufficiente per farli produrre il virus durante l'ART, se questo era sufficiente a riconoscere queste cellule e ucciderle e se questo limitava il rebound del virus se stoppiamo l'antiretroviral therapy. E questo è stato pubblicato, quindi ho solo 4 slide che sommarizza i dati principali. Questo è lo studio e lo study design. E praticamente abbiamo infettato 33 animali con SIV MAC Tutor D9, che è un virus altamente patogenico e che replica molto bene nelle scimmie. E abbiamo aspettato 60 giorni, poi abbiamo iniziato l'antiretroviral therapy, che praticamente è la terapia molto simile a quella che viene usata negli uomini. Usiamo 3 farmaci che sono combinati insieme in una single administration daily alle scimmie. Quindi questo studio, ad esempio, è stato più di un anno di terapia ogni giorno alle scimmie. Durante la terapia abbiamo fatto questi blockade che vedete qui, quindi abbiamo 6 animali di controllo che non hanno ricevuto un antibody irrilevante, 6 animali in cui abbiamo bloccato solo il CTLA4, 6 animali in cui abbiamo bloccato solo il PD-1 e 7 animali in cui abbiamo bloccato l'anti-CTLA4 e l'anti-PD-1, in cui abbiamo bloccato il CTLA4 e il PD-1 insieme con i 2 monoclonal antibody. E poi l'ultima condizione che non presento perché l'anticorpo non ha funzionato come doveva, quello era un bispecific, un anticorpo generato dalla Merck, che in teoria ha il vantaggio di essere una singola molecola che target both PD-1 e il CTLA4. Però è stato immunogenico, quindi alla fine gli animali hanno ricevuto meno di quello che dovevano. E voglio solo sottolineare che molti altri gruppi che studiano l'ECV e Cure Intervention nel modello delle scimmie iniziano l'antiretroviral therapy molto presto, la maggior parte dei gruppi 7 giorni o 12 giorni, quindi è un modello più facile da trattare, ma naturalmente, nella mia opinione, meno relevant per gli uomini. E quindi noi abbiamo un modello che è definito high barrier per la cure, perché abbiamo iniziato l'ART solo dopo 2 mesi,
e abbiamo fatto gli interventi dopo più di un anno di terapia, quindi quando veramente non c'era virus around e il sistema immunitario era compromesso. Per la prima parte, per la prima domanda che ci chiedevamo se usando questi, se rimuovendo due freni del sistema immunitario siamo in grado di attivare le cellule T, la risposta è stata chiaramente sì. Qui facciamo vedere il numero di cellule CD4 nel top left e CD8 nel bottom, e che esprimono un marker di proliferazione che si chiama Ki-67. Quindi le cellule che hanno quel marker sono cellule che sono entrate nel ciclo cellulare. I controlli sono in nero, quindi se vedete questo è longitudinale, diversi giorni dopo il trattamento. Nei controlli il livello di proliferazione rimane molto simile. Quando blocchiamo solo il PD-1 in salmone, penso, aragosta, quel colore lì, c'è un po' di proliferazione, ma è limitata, e come vedete, soprattutto se guardate nel rosso, dove blocchiamo insieme sia il PD-1 che il CTL4, c'è un very significant increase della T-cell proliferation. Andiamo da 100 CD4 che proliferano a quasi 600 CD4. Quindi rimuovendo due freni del sistema immunitario, infatti, come ci aspettavamo, induce una forte proliferazione di queste cellule. Questi dati sono nel sangue, ma abbiamo trovato esattamente gli stessi dati anche nel linfonodo, e qui faccio vedere i CD4, ma la stessa cosa per i CD8. Quindi la prima parte dell'ipotesi era corretta, rimuovendo due freni siamo in grado di attivare le cellule. Adesso ci siamo chiesti se questo era sufficiente per adesso riattivare il virus che era integrato nel DNA di queste cellule. E per far questo semplicemente abbiamo seguito il virus nel plasma in questi animali. Come dicevo, sono stati on art per più di un anno, quindi se vedete nei controlli tutti gli animali avevano meno di 15 copie di virus nel plasma, che è il limite di detection per SV. E durante l'intervento non c'è stato nessun animale in cui c'è stato detectable viral load. Se guardate negli animali che hanno ricevuto il PD-1 in salmone, ci sono stati alcuni animali in cui il virus è rebound a centinaia di copie, e se guardate gli animali che hanno ricevuto il combined blockade in rosso, abbiamo la maggior parte degli animali che hanno reboundato a multiple time point, e questo è sommarizzato nel grafico alla destra, dove praticamente potete vedere che per numero di animali nei controlli abbiamo 0 su 6 animali in cui abbiamo on-art viremia, negli animali che ricevono il dual blockade in rosso abbiamo 4 su 7, il 57% degli animali. E poi presentiamo i dati anche come numero di eventi, nei controlli abbiamo 6 animali e abbiamo misurato 4 volte durante il trattamento, quindi in un totale possibile di 24 eventi ci sono stati 0 eventi in cui c'era on-art viremia, negli animali che hanno ricevuto il dual blockade il 32%. E quindi c'è chiaramente una synergy nel bloccare sia il PD-1 che il CTL4. E l'altro l'altro dato che suggerisce la synergy, se guardate solo il PD-1 o solo il CTL4, la maggior parte della riattivazione è avvenuta dopo la terza dose, mentre invece negli animali che ricevono il PD-1 e il CTL4 la maggior parte della riattivazione è venuta early on, dopo la prima e seconda dose. Quindi siamo in grado di riattivare le cellule T, e infatti questo forza il virus a essere prodotto, a essere rilasciato. Siamo durante l'antiretroviral therapy, quindi anche se il virus è rilasciato, se la terapia è effettiva al 100%, come il viral load suggerisce, non deve infettare altre cellule, ma adesso il sistema immunitario può riconoscerlo e ucciderlo, e uccidere le cellule che esprimono il virus. Siamo andati a vedere anche direttamente nei tessuti con una tecnica che si chiama DNA scope o RNA scope. Praticamente possiamo misurare direttamente il livello di RNA o DNA by in-situ hybridization con probe specifiche per il virus. E queste sono representative staining, dove potete vedere alcune cellule con il virus, e quando siamo andati a quantificare, e come vedete quando nei controlli i livelli sono abbastanza simili, con variabilità fra gli animali come ci si aspetta, e questi animali sono ancora in antiretroviral therapy, quindi un po' di riduzione dovuta anche avere 2 mesi più di antiretroviral therapy. Quando blocchiamo solo il PD-1 in salmone non c'è grossa differenza, ma quando blocchiamo sia il PD-1 che il CTL4 c'è una significant reduction fra prima, -29, e un mese dopo il blockade. E il grafico sulla destra dimostra il fold change, again, negli animali con PD-1 la maggior parte degli animali sono intorno a 1, negli animali in cui blocchiamo il CTL4, soprattutto in combinazione, c'è una riduzione significativa delle cellule che hanno il DNA o l'RNA integrato.
Quindi l'ipotesi finora era tutta corretta, abbiamo riattivato le cellule, abbiamo fatto esprimere il virus, siamo riusciti a uccidere una parte del reservoir, naturalmente non tutto come avete visto. Nonostante questo, quando stoppiamo la terapia, questo è il grafico di cosa succede, quindi la barra grigia sono gli animali ancora in terapia, virus undetectable, stoppiamo la terapia e come sempre nel modello delle scimmie da 10-14 giorni dopo aver stoppato la terapia, nonostante questi animali erano undetectable per 15 mesi fra solo ART e ART più intervention, come vedete il virus rebound molto alto, 10^5, 10^6, e senza perdere altro tempo, come vedete in tutti i gruppi non c'è nessuna differenza significativa. Quindi in conclusione, tornando al modello, il dual blockade attiva e espande le cellule T, è in grado di revert la latency durante ART, e questa è stata la prima pubblicazione a far vedere che è possibile infatti spingere il virus a essere prodotto durante l'antiretroviral therapy, ed è stata anche in grado parzialmente di ridurre il reservoir, ma non c'è stato nessun impatto sul viral rebound. E questo infatti è stato il messaggio pubblicato su Nature Medicine, con alcuni gruppi pensano che sono stato troppo negativo perché c'è un grosso investimento sul PD-1 blockade, proprio mediante la conclusione è stata che, nella mia opinione, solo il PD-1 blockade o anche il PD-1 e il CTLA-4 blockade, se fatto durante l'antiretroviral therapy, non è sufficiente, e il motivo è che c'è troppo poco virus around. Nel cancer c'è tantissimo antigene, quindi le cellule CD8 che vengono rinvigorite da questo blockade sono in grado di riconoscere le cellule e infettarle. Durante la terapia la quantità di antigene è troppo bassa, infatti una cosa che il trattamento non ha fatto è migliorare l'abilità di CD8 di uccidere le cellule infettate. E infatti proponevamo nella discussione del paper che le due cose, nella nostra opinione, da fare era fare il trattamento, continuare il trattamento dopo che uno ha stoppato la terapia, quando il virus prova a rebound, quindi il sistema immunitario adesso può vedere il virus, o combinarlo con altre intervention, e il nostro interesse era molto sull'interleuchina 10 e nelle prossime slide capirete perché. E non so come siete, vado avanti fino alla fine? Ok. E se mi muovo alla seconda parte dello studio, sul ruolo dell'interleuchina 10, poi torno alla fine su uno studio molto recente che verrà presentato per la prima volta domani, dove abbiamo combinato il dual blockade PD-1 e IL-10. E 4-5 anni fa ci siamo interessati anche al ruolo dell'interleuchina 10, questa slide sommarizza perché pensiamo che l'interleuchina 10, come il PD-1 e come il CTLA-4, è critica per favorire la maintenance del reservoir. E è una citochina che è espressa quando c'è troppa infiammazione e serve a regolare negativamente il sistema immunitario. E ci sono stati diversi studi dove hanno fatto vedere che l'interleuchina 10 promuove il survival delle cellule T, soprattutto delle T follicular helper cells, che sono le cellule nel follicolo dei linfonodi, che sono uno dei target principali del virus, e che quando si fa il PD-1 blockade, anche nel cancer, un modo del sistema immunitario di counteract il PD-1 blockade e di esprimere alti livelli di interleuchina 10. Quindi forza il sistema immunitario a ritornare attivo, bloccando il PD-1 il sistema immunitario apre un altro negative regulator che è interleuchina 10. Infatti c'è grosso interesse a fare dual PD-1 nel time blockade adesso anche nel cancer. Quindi abbiamo continuato a usare il nostro modello delle scimmie, siamo andati a colorare per l'interleuchina 10, come vedete in questa slide, nei linfonodi. I top tre graph sono quello che si chiama il B-cell follico del linfonodo, dove ci sono queste cellule T follicular helper cells, il bottom è la T-cell zone del linfonodo, e ci sono animali uninfected, infettati senza terapia e infettati durante l'antiretroviral therapy. Come vedete nel grafico alla fine della slide, l'interleuchina 10 è indotta nei linfonodi durante l'infezione, negli animali cronici, e nonostante questi animali poi vanno in antiretroviral therapy, i livelli di interleuchina 10 rimangono più alti rispetto a prima dell'infezione. Quindi se l'interleuchina 10 contribuisce alla viral persistence, la prima cosa che abbiamo dimostrato è che infatti c'è un segnale dell'interleuchina 10 che rimane nel sistema immunitario. E il panel B mostra esattamente la stessa cosa, ma now con il transcriptomic, RNA-seq, praticamente al posto di misurare l'interleuchina 10 abbiamo misurato quelli che si chiamano interleuchina 10 dependent genes o stimulated genes. E ad esempio potete vedere che quando confrontiamo
dei 58, quindi gli animali infettati senza terapia rispetto a prima dell'infezione, molti di questi geni sono upregolati di questi pathway, e anche se guardiamo negli animali on antiretroviral therapy questi pathway rimangono elevati, quindi non solo alti livelli di interleuchina 10, ma also dei pathway e dei geni regolati dall'interleuchina 10. E questo è un altro dato di transcriptomic, dove adesso confrontiamo i livelli di interleuchina 10 nel plasma al giorno 58 post-infection, quindi chronic infection, con multiple pathway che il field believe sono importanti per l'HIV persistence. E quello che abbiamo trovato è che l'interleuchina 10 ed è l'unica delle citochine che abbiamo misurato, infatti correla con l'espressione di CTL4, con l'espressione di PD1, con il livello di queste cellule T follicular helper cells che sono importanti per viral persistence. Quindi c'è una highly correlation fra quanto interleuchina 10 c'è in un animale e l'attivazione di questi pathway che crediamo sono importanti per far rimanere una cellula persiste per lungo tempo quando c'è il virus. E infatti se guardiamo prima che gli animali iniziano la terapia, questo è lo stesso time point, quindi i livelli di plasma IL-10 al giorno 58 correlano con i livelli di DNA nei PBMC CD4, nei CD4 dei linfonodi, nei CD4 della rectobiopsy, e allo stesso time point. Quindi, again, un animale che inizia l'infezione con alti livelli di IL-10 ha anche più livelli di virus nelle sue cellule. Ma quello che per noi era più interessante è cosa succede quando confrontiamo prima dell'ART rispetto a 8 mesi dopo un antiretroviral therapy, e questo again dimostra che i livelli di plasma IL-10 al giorno 58 predicono quanto virus rimane nel sistema immunitario, compreso nel CD4 nei blood, ma anche nel linfonodo e compreso in queste particolari cellule T follicular per cells. Quindi avere alti livelli di IL-10 quando si inizia la terapia e predice avere più alti livelli di virus e di reservoir durante la terapia. E come potete vedere nella transcriptomic, l'interleuchina 10 è l'unico pathway che correla con i livelli di infezione nel TFH fra tutte le altre citochine che abbiamo controllato. L'ultimo pezzo di data sulle scimmie, siamo andati anche a colorare per interleuchina 10 direttamente sia nel follicle, B-cell follicle, T-cell zone dei linfonodi. Non so cosa riuscite a vedere, ma in questa slide c'è il, anzi non vedo nemmeno io, c'è il CD20, quindi le B-cells per riconoscere il B-cell follicle, fosfostat3 perché l'interleuchina 10 segna attraverso il stat3 fondamentalmente, interleuchina 10 e anche abbiamo colorato per il virus con SV. La parte che è più interessante per il grafico sulla destra è quella che si chiama ALO, Special Plot. Praticamente ogni cellula gialla in quel sistema computerizzato è una cellula che esprime interleuchina 10 nella staining e la cellula in rosso è una cellula che harbor l'SV. E quindi siamo andati a quantificare per l'interleuchina 10 e per altre citochine la proximity, la vicinanza fra cellule che esprimono interleuchina 10 e cellule che hanno il virus. E come vedete nel grafico, sia che guardiamo prima della terapia, nel grafico con il background in bianco, o se guardiamo durante la terapia con il background in grigio, c'è una close proximity di cellule che esprimono l'interleuchina 10 e cellule che hanno il DNA. E questo, con tutti gli altri dati, suggerisce che queste T follicular per cells hanno bisogno di ricevere il segnale dell'interleuchina 10, la stessa cosa se guardiamo il fosfostat3 per sopravvivere durante la terapia e mantenere il virus. Non mi fermo in questa slide, ma voglio solo dire che in collaborazione con Rafik Sekali le stesse cose sono state guardate negli uomini, quindi persone che sono state in terapia per molto più tempo, e esattamente gli stessi dati. L'interleuchina 10 è la sola citochina che era associata con i livelli di DNA. Come potete vedere nel panel B, l'interleuchina 10 anche negli uomini correla con multiple pathway, compreso il survival inhibitory molecule PD1, CTL4 e TFH, che sono importanti per la persistence del virus. E la stessa analisi di close proximity che ho fatto vedere è stata fatta nel linfonodo degli uomini, che siamo riusciti a collezionare, c'è una close proximity fra interleuchina 10 e HIV. Quindi conclusion per questa seconda parte, e spero che vi ho convinto che l'interleuchina 10, compreso nel linfonodo, rimane elevata nonostante l'antiretroviral terapia, e l'interleuchina 10 ha upregulato diversi pathway che sono importanti per HIV persistence, compreso homeostatic proliferation attraverso STAT3, l'espressione con inhibitory receptor e il survival delle cellule T, compreso le T follicular per cells.
E l'interleuchina 10 e ancora più importanti i geni attivati dall'interleuchina 10 sono highly correlated con i livelli di infezione sia prima dell'inizio della terapia sia durante la terapia. E nelle scimmie in terapia, stessa cosa negli uomini in terapia, c'è una close proximity nei linfonodi fra cellule che contengono il virus e cellule che esprimono l'interleuchina 10. Quindi abbiamo ipotizzato che l'interleuchina 10 è un critical contributor per le CV persistence, che è un nuovo pathway che è importante targettare per HIV remission. E in base a questi dati stiamo cercando di vedere qual è il modo migliore per combinare intervention che targono sia il PD-1, sia il CTLA-4 e sia l'interleuchina 10. E il dato che voglio presentare è uno studio che è partito 2 anni fa e lo presenteremo per la prima volta domani alla International AIDS Conference, dove abbiamo iniziato a combinare il PD-1 blockade con l'interleuchina 10 blockade. E questo è uno studio fatto in collaborazione con la Merck, che ha prodotto per noi gli anticorpi sia del PD-1 che dell'interleuchina 10, perché dobbiamo far avere anticorpi macacai specifici per le scimmie, altrimenti sono immunogenici, quindi la scimmia produce anticorpi contro gli anticorpi, non possiamo fare multi-treated. Ed è stato uno studio che è molto lungo, è diventato ancora più lungo di quello che era previsto dovuto al Covid, perché non potevamo trattarle, perché operavamo al 20% della capacità del center, però i veterinari sono stati in grado almeno di mantenerle on antiretroviral therapy. Quindi abbiamo infettato gli animali, iniziato la terapia a 6 settimane, gli animali devono rimanere in AR per 10 mesi, sono rimasti in AR per 15 mesi, quindi ancora più rilevante agli uomini, e poi abbiamo iniziato i blockade. E abbiamo, come vedete qui, c'è uno zoom, credo, sì. E come vedete qui abbiamo 8 scimmie che sono controlli, scusate, vado dietro. E 8 scimmie controlli, quindi hanno ricevuto solo il relevant antibody, 10 scimmie che hanno ricevuto solo l'anti-IL-10, perché non era mai stato testato prima nelle scimmie, e 10 scimmie in cui abbiamo combinato l'anti-IL-10 e l'anti-PD-1. E come dicevo, nel primo studio col PD-1 blockade crediamo che è importante trattare anche quando si stoppa l'antiretroviral therapy, quindi dare la possibilità al sistema immunitario di intercettare il virus che rebound. Quindi abbiamo continuato il trattamento anche dopo aver smesso l'antiretroviral therapy, come vedete qui più in dettaglio. Quindi gli animali hanno ricevuto dosi sia durante la terapia e sono stati trattati per altre 6 dosi dopo che abbiamo stoppato l'antiretroviral therapy. La prima cosa che voglio far vedere, che poi spiega è importante per i risultati che farò vedere fra poco, è che in tutti i nostri studi, prima che iniziamo la terapia o prima che iniziamo l'intervention, controlliamo diversi parametri per essere sicuri che gli animali sono divisi in maniera equa fra i gruppi. Quindi qui fa vedere che i 3 gruppi di animali avevano lo stesso peak di virus, infezione, quindi la fase acuta era molto paragonabile fra gli animali, non significa difference. Controlliamo anche il virus quando inizia la terapia, perché e iniziare la terapia con un virus più basso è uno dei parametri che correla con avere un rebound più basso quando stoppi la terapia. E abbiamo anche controllato, diviso gli animali in modo che avevano la stessa lunghezza di suppression. Naturalmente negli animali non tutti diventano undetectable con le stesse kinetic, alcuni ci vogliono avere 2 mesi di AR per diventare undetectable, altri 3 mesi. Qui abbiamo separato anche gli animali in modo che erano undetectable allo stesso livello. E il grafico in basso fa vedere il viral load come va giù con l'antiretroviral therapy. E, prima cosa, far vedere che l'intervento è biologicamente attivo. Il grafico nel top left sono i livelli dell'anticorpo, anti-interleuchina 10, e in rosso i livelli dell'anti-PD-1, in blu alle diverse dosi indicate dalla dotted line, e quindi ci sono, come vedete, sufficienti, in base alla Merck Recommendation, sufficienti livelli di anticorpo. E il grafico sulla top destra fa vedere il livello di PD-1 e l'anticorpo che noi amministriamo va a competere con l'anticorpo che usiamo per colorare per il PD-1. Quindi possiamo, se non c'è la colorazione per il PD-1, come vedete nel grafico sulla destra, significa che il nostro terapeutico anticorpo ha legato il PD-1 e quindi c'è quello che si chiama receptor occupancy. Quindi non stiamo depletando le cellule, ma stiamo bloccando il recettore. E il grafico in basso a sinistra fa vedere i livelli di plasma IL-10, che sono 2 log higher, perché
e bloccando, usando un anti-IL-10, leghiamo il plasma IL-10, quindi l'IL-10 non si lega più al recettore, quindi quello che succede è che anzi i livelli di interleukin 10 nel plasma aumentano, per questo misura l'interleukin 10 bind all'anticorpo, e inoltre l'anticorpo aumenta anche l'emivita dell'interleukin 10, quindi abbiamo più di due log increase, again suggerendo, provando che l'anticorpo è effective, lega l'interleukin 10 e la stabilizza. Andando a cosa succede al virus, questo, come dico, queste sono le prime volte che presentiamo i dati, non abbiamo ancora dati sul reservoir, stiamo facendo, abbiamo solo bloccato l'antiretroviral therapy, quindi i dati che abbiamo sono sul viral rebound, che è la parte dove in tutti i nostri studi, nonostante riduciamo il reservoir, nonostante riattiviamo il virus, non abbiamo mai avuto un impatto sul rebound del virus nel nostro modello delle scimmie, che come dicevo è un IBAR model. E qui abbiamo stoppato la terapia, again, il grigio è quando gli animali sono in terapia, poi qui sono le prime 3 settimane dopo l'ART interruption, quando di solito gli animali rebound, e come vedete la stragrande maggioranza degli animali hanno il viral rebound in tutti i 3 gruppi, però il gruppo che ha ricevuto l'IL-10 alone, in particolare la combinazione in blu, nelle prime 3 settimane ha un livello di virus più basso, circa un log. E la cosa che facciamo sempre è confrontare il viral load che avevano al giorno 42, prima che iniziano la terapia, o al picco con il picco di rebound. E again, come vedete nei controlli c'è poco più di un log reduction come fall change, mentre invece gli animali che ricevono il dual blockade c'è più di 2 log reduction. Ma i dati più interessanti sono quando abbiamo seguito a lungo tempo, e ricordate questi animali stanno ancora ricevendo fino all'ultima dotted line, stanno ancora ricevendo sia l'anti-PD1 che l'anti-L10. E nei controlli, come sempre, troviamo con l'eccezione di un animale, e questo è molto raro, di solito i controlli tutto nel rebound, ma 7 su 8 hanno il classico rebound. Nell'interleuchina 10 blockade alone non c'è troppo, mezzo log reduction, ma quando blocchiamo sia l'interleuchina 10 che l'anti-PD1 c'è un very effective reduction del virus. E questi sono fino alla settimana 16, quindi sono 2 settimane dopo l'ultima dose dell'anti-PD1 era la settimana 14 e l'anticorpo sta in giro per due settimane. E questa è la prima volta che vediamo un effetto così drammatico nel virus a 16 settimane, 4 mesi dopo aver interrotto l'ART. E questo grafico, negli uomini e anche nelle scimmie, un viral load minore di 1000 copie è considerato post-treatment control, quindi uomini o animali che sono in grado di controllare il virus senza terapia a un livello basso. E questo grafico fa vedere che nei controlli abbiamo solo 1 su 8 animali, il 12%, che ha lo stesso animale a multiple time point, che ha meno di 1000 copie, è praticamente 9 su 112 misurazioni di viral load che abbiamo fatto. Se guardate negli animali che ricevono il doppio blockade, abbiamo 9 su 10 animali, il 90%, e per un totale di 71 su 140, quindi il 50% delle misure c'è un viral load meno di 1000 copie. Abbiamo... E questo è lo stesso grafico, stessi dati, ma adesso confrontiamo il viral load che c'era prima di iniziare la terapia con adesso il viral load alla week 16, quindi fa vedere 2 cose, uno che gli animali partivano con simili viral load, e come potete vedere nel grafico blu il decay del viral load negli animali che ricevono il 2 blockade è impressive, e almeno non è mai stato fatto vedere a questi livelli in nessun modello animale. Praticamente abbiamo quasi 4 log reduction in tutti, con l'eccezione di un animale, a 4 mesi dopo ART interruption. Questa è l'ultima slide che ho su questo studio, dove faccio vedere tutti i 10 gli animali, e abbiamo adesso time point fino a 24 week after ART interruption, quindi 6 mesi, e adesso iniziamo a essere a 10 settimane dopo l'ultima dose di anti-PD1 e anti-CTL4. Quindi ci stiamo chiedendo che adesso abbiamo l'anti-PD1 e anti-IL-10. Anti-PD1 e anti-IL-10 hanno funzionato benissimo, sono stati in grado di intercettare il virus di rebound, controllarlo, ma adesso che non ci sono più anticorpi in giro, è un long-term control, il virus ritorna ai livelli alti. E per adesso siamo a 10 settimane dopo l'ultima dose, stiamo misurando gli anticorpi, non sono più around. Nonostante questo, se vedete, i top 5 animali hanno quello che chiamiamo un prolonged control, praticamente sono quasi tutti undetectable o meno di 100 copie, nonostante siamo a 6 mesi dopo aver stoppato la terapia,
e anche quelli, i quattro nel batto, ma hanno qualche rebound, ma nonostante questo sono ancora molto più bassi rispetto a quello che normalmente vediamo. Quindi con l'eccezione dell'ultimo animale abbiamo 9 su 10 che stanno a 6 mesi dopo aver stoppato la terapia, mostrando un significant control del rebound del virus. E questo nel modello delle scimmie è molto exciting, perché è un modello più difficile dell'uomo, nel senso che non possiamo trattare per 10 anni, quindi quando stoppiamo la terapia il livello del reservoir è alto e basta una cellula che riattiva, senza terapia il virus si riespande. Quindi avere quei dati suggerisce che abbiamo questa volta avuto un grosso impatto sul reservoir e su aumentare il sistema immunitario, ma non abbiamo nessun dato in quella direzione yet ancora. Quindi la terza conclusione: in highly pathogenic and in un modello molto difficile da controllare di CV infection, stiamo facendo vedere per la prima volta che il dual blockade dell'interleuchina 10 del PD-1 induce un controllo del rebound per lungo termine. Siamo adesso a 6 mesi dopo l'ART interruption, alcuni di quegli animali sono a 7 mesi e ancora controllano il virus. E quindi crediamo che questa terapia ha grosse potenziali per essere translate negli uomini, e abbiamo questa close collaboration con la Merck per farlo. E però non faccio vedere le slide perché li stiamo studiando adesso. Ci sono side effect, come aspettato, come c'è nel cancer quando blocchi. C'è un motivo per cui ci sono questi negative regulator: quando tu li rimuovi il sistema immunitario è più attivato, e quindi ci sono side effect related to autoimmune disease, e stiamo vedendo qualcosa anche nelle nostre scimmie, solo durante il trattamento, non quando li blocchiamo, ma ci sono state una fraction delle scimmie con side effect, e adesso con la Merck stiamo facendo tutte le analisi per cercare di capire cos'è, e in base a quello cercare di o ridurre le dosi o separarle più a lungo, o capire qual è il meccanismo che porta a questi side effect e cercare di disegnare intervention che escludono quel particolare meccanismo. Quanto tempo? 10 minuti. Ok, mi muovo nell'ultima parte che, come dicevo, abbiamo cercato di applicare le nostre conoscenze sulla HIV anche sulla SARS-CoV infection. Questi sono studi iniziati a marzo 2020 con 1000 difficoltà. E siamo stati l'unico gruppo a usare il modello di scimmie per SARS al nostro centro, ci sono stati altri centri che l'hanno usato, quindi grosse difficoltà con l'IACAC, col BioSafety, tutti avevano paura che avremmo infettato tutta la colonia, che avremmo infettato i veterinari, eccetera. Quindi è stato 2 mesi di lotta, ma siamo riusciti a farlo. E la nostra domanda era se il modello delle scimmie infettato col SARS-CoV-2 era simile all'infezione negli uomini e se poteva essere usato per studiare intervention. E l'intervento che siamo stati subito interessati è una molecola chiamata baricitinib, è un JAK1/2 inhibitor. E eravamo già interessati a baricitinib per l'HIV infection, perché è una molecola che riduce l'infiammazione, e come dicevo nell'HIV c'è molta infiammazione, ed è approvata per l'artrite reumatoide. E c'è stato un paper, anzi del gruppo di italiani, diversi italiani sono subito all'inizio come emergency use iniziato a usare baricitinib, che suggeriva che la baricitinib poteva avere 2 effetti importanti nel SARS-CoV-2 infection. Uno, che è mostrato sulla sinistra, ci sono dati che suggerivano che può ridurre l'espressione di molecole che sono importanti per il viral entry, sia per l'espressione del recettore e STU, ma soprattutto per l'endocitosi del virus. Quindi teoricamente la baricitinib potrebbe ridurre il virus entry, ma quello che per noi era più interessante è che è un JAK inhibitor, quindi va a inibire i pathway di diverse citochine, tra cui l'interleuchina 6 e l'interleuchina 1 beta, che subito all'inizio, nei casi più severi, erano state dimostrate di essere associate con la mortality durante la SARS-CoV-2 infection. Quindi siamo riusciti a fare questo studio. E numero di animali molto basso, come dicevo, tantissime difficoltà. Questo studio si è fatto in animal BSL3, che praticamente avevamo ma non era attiva, quindi in 2 mesi il centro ha deciso di investire e di riuscire a costruirla, e la lavoravamo al 20% di personale, quindi, e nel frattempo portavamo avanti gli studi di CV, quindi è stato un piccolo miracolo, ma i numeri sono molto bassi. E quindi abbiamo infettato 8 animali, 4 controlli, 4 trattati con la baricitinib.
e dopo due giorni, quando abbiamo iniziato lo studio, non si sapeva quasi niente sul SARS-CoV-2 infection nelle scimmie. C'era una pubblicazione in Cina su Chinese Rhesus Macaques, quelli che usiamo noi sono gli Indian Rhesus Macaques, che faceva vedere che il virus replicava, ma già dopo 5, 6, 7 giorni il virus era controllato. Quindi abbastanza simile a cosa succede alla maggior parte degli uomini che riescono a controllare il virus. Quindi non avevamo idea quando il virus avrebbe replicato, quando iniziare il trattamento. Abbiamo iniziato il trattamento al giorno 2 e trattato ogni giorno con la baricitinib fino al giorno 10. E abbiamo fatto numerose collezioni, praticamente soprattutto il branchial vero lavage, quindi il fluido del lung, perché naturalmente è associata con lung disease. E abbiamo infettato gli animali col virus, questo è il virus originale, quindi il Washington Isolate, quando abbiamo iniziato lo studio non c'erano le varianti, adesso si stanno facendo studi anche con le varianti, ma questo è il primo virus che era stato isolato a Washington, quindi all'inizio del febbraio 2020 in America. E lo studio è stato condotto da uno studente, Tim Ong, nel mio laboratorio, il mio postdoc Maria Pino. E abbiamo misurato i livelli di baricitinib, sono livelli paragonabili a quelli degli uomini trattati con la reumatoide artrite, quindi molto rilevante per l'uomo. E i primi dati, come dicevo, c'erano due ipotesi che baricitinib potrebbe ridurre viral entry e ridurre infiammazione. Abbiamo misurato il virus con le prime PCR che erano state prodotte e non c'è, long story short, non c'è nessun impatto sul viral load. Quindi le single line che vedete sono i singoli animali. La line più spessa sono l'average e i blu sono gli animali che ricevono la baricitinib, il red di controlli, e sia nel nasal swab, throat swab o nel lung degli animali non c'è riduzione del virus. Abbiamo guardato anche nei tessuti e nei necropsi, e questo è CT, quindi è l'inverso, gli animali che hanno il CT più basso hanno più virus, ma non c'è differenza. Abbiamo guardato anche direttamente nel lung con l'RNA scope, siamo in grado di colorare per SARS-CoV-2, ma again non c'è nessun impatto sul viral entry. Quindi l'ipotesi, almeno nel nostro end, che la baricitinib riduce l'ingresso del SARS-CoV-2 non è stata confermata. E abbiamo dimostrato diversi parametri di COVID-19 infection simile agli uomini, siamo riusciti in qualche modo ad avere un X-ray anche nella BSL3 e quindi in collaborazione con un radiologista all'Emory Hospital che era molto pessimista perché in realtà bisognava usare un PET scan, lo diceva, l'X-ray non è sensitive enough, ma non potevamo avere il PET scan alla BSL3. Quindi abbiamo fatto X-ray gli animali, non so se si vede, ma questo è un animale, quindi 2 su 4 dei controlli avevano segni di pneumonia e questo è l'animale più severo che è stato score in maniera cieca dal radiologist dell'ospedale, score 3, che vuol dire severo. Se vedete già il giorno 4 post-infection, il giorno 7 post-infection, si vede nel lung segni di pneumonia. E abbiamo anche seguito diversi marker che all'inizio della pandemia erano associati con mortality negli uomini, fra cui la ferritina e la C-reactive protein. And again, limited statistical significance, solo 4 verso 4 animali, ma penso che è abbastanza chiaro che gli animali trattati con la baricitinib in blu, e questo è full change rispetto al giorno 2, quindi rispetto a prima che venivano trattati, hanno praticamente, non upregolano questi marker che erano associati con la mortality negli uomini. Come dicevo, il nostro maggiore interesse era che la baricitinib avrebbe ridotto i livelli di infiammazione e quindi siamo andati a vedere diversi pathway che erano stati appena pubblicati negli uomini, pochi casi, i primi casi severi, come dicevo, la maggior parte dei dati dall'Italia, che erano stati associati con un severo Covid e questi dati fanno vedere che diversi di questi pathway, fra cui il TNF-alpha signaling e soprattutto l'interleukina 6, e sono differentemente regolati se gli animali ricevono la baricitinib. Se guardate l'interleukina 6, ad esempio, questo grafico fa vedere che baseline, giorno 2 post-infection c'è upregolazione, giorno 4 post-infection c'è ancora più upregolazione. Quindi se la maggior parte dei geni sono verso dei 4, vuol dire che sono più upregolati rispetto al dei 2. Quando guardavamo gli animali che hanno ricevuto la baricitinib, la maggior parte dei geni sono verso il D2. Quindi questi geni erano upregolati nei primi 2 giorni di infezione, ma quando gli animali ricevono poi la baricitinib dal giorno 2 al giorno 4, i geni venivano downregolati invece di continuare a essere upregolati. E uno dei patti che per noi è stato più di interesse è il neutrophil degranulation, perché ci sono stati 3 paper che sono usciti insieme su JXMed e su Cell, che facevano vedere che l'attivazione dei neutrofili era associata con la mortality negli uomini, very severe mortality with COVID infection.
E anche qui facciamo vedere che il modello di scimmia è abbastanza simile agli uomini. Ai 4 giorni post-infection c'era l'upregolazione di questi neutrofil e quando trattavamo con baricitinib i livelli rimangono più bassi. Ma i dati più interessanti sono quando siamo andati a vedere direttamente nel lung, quindi bronchial alveolar lavage, e abbiamo fatto le single cell transcriptomic. Praticamente quello che vedete qui sono ognuno di quei grey dot è una cellula che è stata isolata dal lung fluid. In questo caso abbiamo selezionato i macrofagi. Quindi ognuno di quei grey dot è un macrofago e facciamo vedere gli animali che baricitinib untreated prima dell'infezione, prima del trattamento, oppure gli animali controlli 4 giorni post-infection. E se uno di quei dot diventa rosso vuol dire che quel macrofago esprime una di quelle proteine che sono indicate sulla destra. Qui potete vedere che c'è una chiara upregolazione di interleuchina 6, TNF-alfa, interleuchina 10, interleuchina 1 beta, nei macrofagi, nel lung, che sono già migrati nel lung degli animali 4 giorni post-infection. Quindi è molto consistente con quello che succede negli uomini. Quando siamo andati a vedere nel baricitinib, se confrontate giorno 4 post-infection con la baseline, i livelli sono molto più bassi. Non lo faccio vedere qui, ma a day 2 c'era la pregolazione. Quindi quelle molecole sono pregolate, ma poi vengono controllate e ridotte dalla baricitinib. E i dati sono ancora più chiari quando guardiamo diverse citochine e chemochine che sono state associate con il recruiting dei macrofagi e dei neutrofili. E again, se confrontate untreated baseline verso 4 giorni post-infection, una grande maggioranza di quei macrofagi diventano positivi per CCL4L1, CXL10, CXL3. CXL8 è un altro modo di chiamare l'interleuchin 8, quindi tutte molecole che reclutano i macrofagi e i neutrofil nel lung. E quando guardiamo gli animali trattati con la baricitinib, i livelli rimangono molto bassi. Quindi, come ci aspettavamo, la baricitinib è in grado di ridurre numerose citochine e chemochine che erano state associate con il severe COVID. E ho poco tempo, quindi vado veloce in questa slide, ma abbiamo infatti confermato che gli animali trattati con la baricitinib hanno meno migration dei neutrofil nel lung. Qui, se vedete, sono i controlli untreated al giorno baseline, 4 giorni, 10 giorni post-infection, c'è una chiara upregolazione dei neutrofil, e c'è una early upregolazione anche nel baricitinib, ma poi sono controllati. E abbiamo fatto anche diverse misure di funzionalità dei neutrofili, questa è una SE che misura quello che si chiama nettosi, è un marker di l'abilità dei neutrofili di rilasciare DNA e materiale, praticamente è usato come marker di attivazione dei neutrofili ed era stato indicato in questi paper sugli uomini con uno dei key correlati di severe COVID e facciamo vedere che gli animali che ricevono la baricitinib hanno meno, non solo meno neutrofili, ma quelli che migrano nel lung sono meno attivati. Quindi in conclusione il trattamento con la baricitinib early on, almeno perché nel nostro modello abbiamo iniziato 2 giorni post-infection, che naturalmente è molto difficile, se non impossibile fare negli uomini, e è associato con una ridotta lung pathology che non ho mostrato, ma abbiamo anche misurato la patologia con un patologo direttamente nel lung necropsy. Non impatta il viral load in tutti i site in cui l'abbiamo misurato, c'è una potente riduzione dell'infiammazione sia sistemica ma soprattutto nel lung e blocca il recruitment dei neutrofili e anche dei macrofagi. E quindi proponevamo con questo studio che la baricitinib può essere effective data early on ai pazienti, soprattutto in combinazione con un antiviral agent, perché come avete visto non c'è nessun impatto sul viral load. E questo paper è stato pubblicato all'inizio del 2021 e su Cell abbiamo anche ricevuto la cover dove fa vedere una scimmia che con la drug baricitinib e il pallone con gli alveoli è in grado di fuggire al cytokine storm. E al di là della copertina è stato il primo paper che ha dimostrato che il modello delle scimmie è un modello non severo, è solo mild, quindi penso che sia simile agli uomini, perché probabilmente se infettiamo 100 scimmie avremo 10 scimmie severe, però anche se mild non è severo, ricapitola gli immunologic event, il recruiting di macrofagi, neutrophil inflammation che sono negli uomini. Quindi pensiamo che sia un modello importante per testare farmaci.
Nel frattempo che noi facevamo lo studio sulle scimmie, perché col Covid naturalmente tutto è stato velocizzato, molto diverso dai CV, sono partiti direttamente ai clinical trials negli uomini senza aspettare gli studi sulle scimmie, e nel frattempo noi presentavamo i nostri studi, loro presentavano i dati del clinical trial, ma in America sono partiti anche clinical trial sulla baricitinib nei pazienti infetti con Covid. Non hanno fatto solo baricitinib, perché quando è partito il state of the art era il Remdesivir, quindi questo clinical trial è baricitinib plus Remdesivir, e hanno dimostrato che in effetti anche negli uomini è in grado di ridurre l'infiammazione ed è stata approvata dalla FDA per il trattamento dei casi severi. E l'ultima slide, stiamo lavorando anche sul vaccino. Io non ho mai avuto un vaccino in vita mia per l'HIV, non ce l'ho nemmeno per il Covid, però avendo ottimizzato il modello sulle scimmie abbiamo diverse collaborazioni, e questa è in collaborazione con Baylor University, e questo paper è stato pubblicato ieri, lo metto solo perché è interessato. Due commenti: molto indietro nel game, i vaccini ce ne abbiamo diversi che funzionano benissimo, e l'unico vantaggio è che questo è un vaccino che usa il receptor binding domain, cioè quindi una piccola parte della spike protein, e che induce una strong T-cell response, quindi teoricamente potrebbe essere un long term vaccine, perché la T-cell response è supposta di essere più resistente agli anticorpi. E nel paper uno dei reviewer ci ha chiesto di usarla anche contro una variante, quindi l'abbiamo provata anche contro la South African variant, funziona, e non avevamo ancora la Delta variant per le scimmie, quindi non sappiamo, ma in base agli epitopi della T-cell response teoricamente dovrebbe cover. Quindi again, molto indietro nel game, però dà una strong T-cell response che potrebbe a un certo punto essere un vantaggio. È molto più facile da produrre per con un yeast express vaccine, quindi con tutti i limiti nel soprattutto terzo mondo potrebbe essere importante. Finisco qui, e credo che non ho tempo, però lascio questa slide perché tantissime persone da ringraziare. E, come dice il prof, una grossa collaborazione con la Merck e una grossa collaborazione con la GSK. Con la Merck è per l'interleuchina 10 e il PD-1, con la GSK per il CTLA4. E tantissimi collaboratori, e vorrei ringraziare soprattutto i vets al Emory Primate Center, perché in questo è stato fatto uno studio con pochissimo personale, gente che aveva paura, e Justin, Tim, Maria e Liz nel mio lab, che hanno veramente passato mesi mentre io ero a casa nel divano in lockdown col computer, loro erano dentro la BSL3 a lavorare tutto il giorno, quindi veramente il grosso merito a loro. Grazie. Sicuro ci sarebbero state novità interessanti. Prima di fare le mie domande, congratulazioni Mirko, veramente sono dati tutti molto belli e soprattutto descrivono pathway, il che vuol dire per altri la possibilità di pensare poi a drug contro questi target. Adesso apriamo la discussione. Chiunque in modo informale può chiedere, può commentare, può anche chiedere dettagli, perché in realtà dietro queste presentazioni c'è una complessità molto elevata, soprattutto sul sistema immune, dove forse qua siamo poco familiari. Michele. Prima di continuare, ci sono diverse persone, non so quante online, però non sentono se le domande le facciamo dal posto. Quindi se magari avete la cortesia di... No, non c'è un... Non... Intanto grazie Mirko. No, la mia è solo una curiosità, che ho notato che sia nella terapia a doppio anticorpo che nel modello di SARS avevi in entrambe, diciamo, le sperimentazioni un soggetto che non rispondeva. Cos'ha di diverso quel soggetto? Cioè, lo state indagando? Cioè, quei due soggetti li state indagando o meno? Poi, per quanto riguarda la terapia anticorpale, è possibile ipotizzare più cicli di trattamento? Cioè, esplosione, cioè, una cosa di questo genere, ciclica. Parto dalla seconda, che è la più facile. E è quello che stiamo cercando di pensare, perché di testare. E come ti dicevo,
questo studio in collaborazione con la Merck hanno un grosso dipartimento solo per la safety dei loro prodotti, quindi stanno facendo grosse analisi in tutti i tessuti. E uno di questi animali che ha avuto gli effetti collaterali più pronunciati l'abbiamo sacrificato apposta per collezionare tutti i tessuti, perché l'interleukin 10 blockade nei topi è stato associato con colite, quindi vogliamo vedere nella GAT, vogliamo vedere nei linfonodi dappertutto. E quindi speriamo di avere dati a presto, ma l'idea è che vedere se possiamo ridurre le dosi, perché si è visto gli effetti, il blockade dell'anticorpo anche a livello dell'interleukin 10 erano molto molto alti e stabili, quindi forse possiamo trattare meno frequente, dosi più basse, e l'idea infatti è di fare un ciclo di trattamento, aspettare se il virus rebound, comunque permette al sistema immunitario di vedere il virus che rebound, anche se per caso muta, che ancora non lo sappiamo, se rebound è dovuto alla mutazione, e poi trattare again per cicli più corti. Quindi è una direzione che dobbiamo aspettare i dati, ma è una direzione che stiamo pensando. Per gli animali sono variabili, questo è il motivo per cui cerchiamo di usare sempre, anche se i costi sono molto alti, almeno 7-8 animali, in questo caso 10 per il PD-1 e il CTLA-4 o l'IL-10. Per quell'animale che non ha risposto al dual blockade, i livelli di anticorpi erano in circolo, il livello di PD-1 prima della terapia era abbastanza simile a tutti gli altri animali, quindi c'aveva una buona receptor occupancy, quindi il trattamento tecnicamente ha funzionato, abbiamo bloccato il L10 e il PD-1 perché non ha risposto. Sì. Noi li screeniamo all'inizio per diversi genotipi che sono associati con l'HIV control, però naturalmente se è una cosa più associata con questa specifica risposta non la sappiamo, ma cercheremo di capire anche se non è facile. Tra l'altro è una colonia del IRC, non sono acquistati i primati, no? Cioè, è una colonia. Se noi facciamo il breeding degli animali. Quindi la variabilità dovrebbe essere ridotta anche da quello. Anzi, cercano di mantenere la variabilità come valore aggiunto, per questo fanno il breeding. Grazie. Chi vuole commentare, chiedere, prego. Vieni, sì. Mirko non ti conosce, quindi neanche il nome, è appena arrivata in lab. Volevo chiedere, nella terapia con il doppio... Devi dire il nome perché Mirko non ti conosce. Oh, scusate. sono Michela Bruschi, e sto lavorando come postdoc adesso presso l'Università di Urbino, ho iniziato da poco. Volevo chiedere come mai, quando avete scelto la terapia con il doppio anticorpo, avete scelto anti-IL-10 and PD-1 invece di, per dire, anti-IL-10 and CTLA-4, oppure avete provato le varie combinazioni e avete visto che magari con quei due, con quella scelta, avevate risultati migliori? Grazie. CTLA-4 è la mia favorita, penso che sia quella che probabilmente dà i risultati migliori, ma nel cancer è quella associata con più side effect. Nel cancer hanno fatto diversi studi anti-PD-1 e anti-CTLA-4 e due risultati molto chiari, molto più effettiva che anti-PD-1 alone, ma anche molto più tossica. Naturalmente nel cancer lo usano su malati che hanno una prospettiva di vita molto bassa senza intervento, quindi avere side 3 e 4 autoimmune è accettabile per persone che altrimenti hanno grosse chance di morire. Nell'HIV la barra è molto più bassa, per queste sono persone che con la terapia, come ti facevo vedere all'inizio, possono vivere per 50 anni con una relativa normale vita. Quindi uno dei motivi che anche la Merck ha subito detto col CTLA-4, andare nell'HIV col CTLA-4, sarà difficile anche con anti-PD-1 e anti-IL-10, soprattutto se non risolviamo i side effect, perché con l'HIV veramente la tollerabilità dei side effect è molto bassa. E il CTLA-4 era probabilmente un no-go dall'inizio. Vabbè, buona domanda, grazie. Mentre c'è qualcuno che ci pensa intanto, Mirko, non ho capito, non so se c'è un razionale, perché l'anti-CTLA-4 è un IgG1 e invece l'anti-IL-10 è un IgG1, no, è il contrario, è un IgG4, mentre l'anti-IL-10 è un IgG1. L'anti-CTLA-4 non è immunogenico, quindi abbiamo usato praticamente quello che ho usato nel clinical trial.
E infatti è l'unico anticorpo di quelli che abbiamo usati che ha il potenziale di depletare le cellule. E mentre non vogliamo depletare le PD-1, perché tanti di CD8 anche hanno il PD-1, e il CTLA-4 è espresso su pochissime cellule, pochissime su CD8 e fondamentalmente sulle T regulatory cells. E quel paper su immunity facciamo vedere che le cellule che hanno il CTLA-4 sono maggiormente T-reg. Qui teoricamente aveva due vantaggi, possiamo depletare il reservoir e nel frattempo, togliendo le T-reg, aumentare la risposta al sistema immunitario. Quindi era un anticorpo in cui la capacità di depletare le cellule era importante e non è immunogenico, quindi abbiamo dovuto cambiarlo, farlo Macacai, se abbiamo usato quello clinico. Mirko, grazie. Grazie. Volevo sapere una cosa, se si conoscono, probabilmente si conoscerà, la frequenza di cellule che esprimono solo PD-1, oppure CTLA-4, oppure entrambi. Sì. E poi un'altra cosa, volevo sapere se avete valutato se con questa terapia di anticorpi, eccetera, aumenta, cioè cambia, aumenta, diminuisce, non lo so, l'attività dei CD8. Sì. L'espressione nei CD4 è variabile, ma circa 20% senza infezione, un 20% dei CD4 esprimono il PD-1. Nei CD8 può essere paragonabile 20-30. Dopo l'infezione è upregolato sia nei CD4 che nei CD8, perché c'è tanta infiammazione, quindi uno dei primi meccanismi è upregolare questi negative regulator. Il CTL4, come dicevo adesso, nel CD8 è espresso pochissimo, tipo 1% di CD8 esprime il CTL4. Nel CD4 è basso 5%, 10%, ma se tu guardi specific nelle T regulatory cells, 90% sono positive al CTL4. E, l'altra domanda? Entrambi nei CD8 rare, la maggior parte sono CTLA-4 negative, nei CD4 10%. Quello che succede, e per questo era anche uno del razionale, ci sono adesso ormai tanti dati sugli uomini, cancer, no HIV, che hanno ricevuto PD-1 blockade. E tu blocchi il PD-1, il sistema immunitario si attiva, c'è una early response, ma dopo succede che upregolano altri con i beta receptor, e c'è CTLA-4, c'è LAG-3, c'è 4-1BB, ce ne sono tanti, e interleuchina 10. Quindi l'idea è che bisogna muoversi su questi combinatori intervention, che però naturalmente sono più associati con side effect. Quindi due anni e mezzo fa, il titolo del mio talk era Don't go break too fast, nel senso non frenare troppo veloce, perché se freni troppo veloce favorisce la persistenza del virus, però rimuovere il freno, naturalmente, i freni sono lì per un motivo, quindi rimuovere il freno verrà con, sarà molto difficile secondo me limitare di molti side effect, quindi siamo eccitati dei dati, non ho mai visto, non ho mai curato una scimmia in vita mia, mai visto livelli di controllo come in questo studio in nessun gruppo, però da qui andare negli uomini dobbiamo ridurre i side effect, altrimenti sarà molto difficile. Nel pathway di IL-10 hai fatto vedere l'attivazione di STAT3, hai visto anche la fosforilazione delle altre STAT? La principale fosfa STAT3, abbiamo seguito STAT1 e STAT5, ci sono alcune differenze, però la più diretta e grande in amplitude è fosfostat3. Abbiamo escluso che erano altre citochine, tipo l'interleuchina 21 che agisce anche con fosfostat3, non ha questi co-localization o non correla con il reservoir. Se era lì dove stavi andando, una possibilità infatti potrebbe essere di targetare altri pathway dell'interleuchina 10 fosfostat3 che potrebbero essere associati con less toxicity. Grazie Mirko dei tuoi dati. Ascoltami, mi sembra un risultato eccezionale quello che ti ritrovi nelle scimmie, che a 6 mesi c'hai il viral load
a zero. Ovviamente ho capito che andrete a indagare i reservoir. Hai delle idee su dove potresti, e se c'è, trovarlo ancora? Il virus, ovviamente. Per me, prima di tutto, grazie. E secondo me l'impatto più grosso è sull'abilità del sistema immunitario nell'intercettare il virus. Se, per come la vedo e per i dati che abbiamo, se tu hai un grosso impatto sulla size del reservoir, cosa succede? Che hai un delay nel rebound del virus. Praticamente, se tu hai 100 cellule che hanno il virus, la chance che una si riattiva e produce il virus è molto più alta che se ce ne hai 5, e quindi ci vuole più tempo per riattivare. Però tutti gli animali sono rebound molto simili, fra 1 a 3 settimane. Quindi la mia ipotesi, ancora stiamo facendo i dati adesso, è che l'impatto sul reservoir, anche se c'è stato, probabilmente non è il meccanismo principale. Penso che il meccanismo è che abbiamo ridotto il reservoir, migliorato l'abilità del sistema immunitario, e siccome abbiamo fatto durante il rebound, siamo stati in grado di vedere le cellule che avevano il virus e ucciderle right away. E quello che penso dove potremmo aver avuto un grosso effetto è sulle T follicular per cells, e ci sono tutti questi dati, quello che c'è di Pantaleo e di altri, che le TFS sono molto importanti, anche perché il follicolo è considerato un po' un santuario, nel senso che i CD8 non sono in grado di migrare, non esprimono bassi livelli di CXCR5, quindi non vanno nel follicolo, quindi le TFS sono particolarmente protette dal sistema immunitario. Siccome l'interleuchina 10 è molto importante per il survival delle TFH, c'è una delle citochine prodotte dalle B-cells durante B-cells-TFH interaction, e quello che mi aspetta è che abbiamo avuto un grosso impatto specificatamente sulle TFH, ma non abbiamo i dati ancora. Di solito nel recruitment dei neutrofili ai polmoni associato con alti livelli di L8, per esempio nella fibrosi cistica, dove c'è accumulazione di neutrofili, c'è sempre un alto livello di L8. Invece qua L8 non sembra rilevante, quello che facevi vedere, non so se ho capito. L'ultimo CXCL8 è l'interleuchina 8, prodotta dai macrofagi, quindi nei controlli c'è per regolazione, non è livelli di interleuchina 6 o altre, però c'è per regolazione. E questi sono animali con comunque mild infection, perché nel modello, tranne uno che ha avuto la severa pneumonia, era un animale di 17 anni, e naturalmente troppo poco per dire se è associato con l'età o no, ma nonostante sono mild, ci sono upregolati livelli di interleuchina 8. Però insomma, sono tanti i dati con l'interleuchina 6 blockade, ad esempio negli uomini non sono stati exciting come si pensava all'inizio. Secondo me questo è il vantaggio del baricitinib, che bloccando solo l'interleuchina 6 puoi avere l'interleuchina 8, l'interleuchina 1 beta. Il vantaggio del baricitinib è che vai a bloccare il JAK, che diverse citochine segnano attraverso questo, quindi con una molecola siamo in grado di favorire il bloccare multiple of these cytokines. Avete altre domande o commenti su questo? Vai. Sono Marco Ronfini, un dottorando del Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Padova, sono qui in visita. Grazie mille per il fantastico talk. E io non ho capito, ma sicuramente per colpa mia, quando temporalmente si colloca la terapia anticorpale rispetto alla terapia ART canonica. Scusa, la terapia anticorpale rispetto? Rispetto alla terapia ART, cioè quella canonica, cioè se dopo, durante... Nel nostro studio? Sì, o come immagino, come potrebbe colocarsi temporalmente. Dipende rilevanza clinica e abilità di avere un effetto grosso. Abilità di avere un impatto grosso, secondo me ci sono due possibilità. All'inizio dell'ART, e quindi persone infettate, testate, hanno il virus, e
trattate immediatamente con ad esempio anti-PD-1 e anti-L10 insieme all'inizio dell'antiretroviral therapy. Questo per diversi motivi, perché hai tanto virus around e ancora hai tante HIV specific cells. Se tu prendi un paziente 10 anni dopo terapia, il numero di cellule CD8 specifiche per l'HIV si è ridotto tantissimo, perché non vedono più il virus e quindi non hanno la proliferazione, antigen dependent proliferation. Per questo, però se tu lo fai all'inizio della terapia, dell'ART, può diventare una cura per nuove persone che si infettano anche all'iniziare l'ART, ma non copre i 37 milioni di persone che sono ad oggi in antiretroviral therapy. L'altra possibilità è quello che abbiamo testato noi, di farlo ad ART interruption, quindi lo inizio in ART, blocchi l'ART e quando il virus rebound dovrebbe mimic come l'acute infection, che adesso fai vedere il virus al sistema immunitario, quindi i tuoi CD8 si espandono e il virus che replica anche se mutato può generare nuovi CD8 specifici per quel virus. E quindi quelli sono secondo me i due scenari in cui c'è più possibilità di avere un effetto terapeutico. E il secondo naturalmente è molto più clinical applicabile perché copre tutte le persone che sono anche in terapia. Altre domande o commenti? Io vorrei passare all'ultima slide che hai fatto vedere, un vaccino proteico, mentre tutti oggi fanno vaccini virali, vaccini a RNA, qualcuno vaccini a DNA. C'è una comparazione della specificità dei titoli in questi animali con questo tipo di vaccino rispetto a un vaccino a RNA o un vaccino a DNA? Anticorpi, vaccino a RNA è superiore almeno a questo vaccino. E nel modello delle scimmie sono sufficienti entrambi, quindi il Moderna ad esempio è stato testato all'NIH con tantissime scimmie, adesso stanno testando sulle varianti, eccetera. E quindi il livello di protezione è paragonabile, però sono vaccini in cui gli animali sono vaccinati e poi sono infettati a 4 settimane di distanza, 6 settimane di distanza. Quindi in quella window anche questo vaccino che genera meno anticorpi è protettivo. Naturalmente se l'infezione è 6 mesi dopo non lo sappiamo ancora. E quindi a livello di anticorpi i mRNA sono superiori a questo, a proteina e a receptor binding domain. Il vantaggio di questo è che genera T-cell response sia CD4 sia CD8 e soprattutto anche per il CD4 sembra di essere TH1 bias, quindi non genera una TH2 che può essere, la TH1 è più stata associata con good response in altri vaccini. Quindi ha un potenziale particolarmente per la T-cell response e come anticorpi sono leggermente più bassi. E questo ci starebbe tutto. In passato, non in questo... Ad esempio una possibilità potrebbe essere di usare questo come boost di altri vaccini. Esatto, infatti stavo facendo questa domanda qui. Cioè, in passato quando si facevano i primi vaccini a DNA di fatto si è scoperto che un boost di proteina dopo la prime di DNA era molto più efficace che non dare una seconda dose di DNA. Sì. Qua con l'RNA non so se mai qualcuno ha mai fatto questo esperimento, però cioè, secondo me il problema dei vaccini non è che ne abbiamo troppi, cioè secondo me ancora c'è tanto che si può fare, per cui volevo i tuoi commenti proprio nel senso che stiamo dicendo. Sì, no, quei sono i due punti esattamente che abbiamo spinto nella discussione del paper. Again, non è il mio vaccino, quindi penso di essere molto obiettivo, nel senso che c'ha quei due vantaggi lì. Uno è molto più facile da produrre, molto più economico, quindi l'idea è che paesi come India, che hanno il 5% di persone vaccinate, Brasile o altri, dove sono complessi, non è solo la mancanza di vaccini, ma anche persone se si vogliono vaccinare o no, ma questo potrebbe naturalmente rappresentare un vantaggio. È molto più economico e facile da produrre, stimola le cellule T e l'idea infatti che potrebbe essere un buon boost per anticorpi che hanno già generato alti livelli di anticorpi. E,
mentre noi abbiamo fatto il modello sulle scimmie, lo studio sulle scimmie, è partita il clinical trial del gruppo di Baylor, quindi hanno già concluso la fase 2, adesso sono nella fase 3 del clinical trial. E non ho mai visto i dati, tutti coperti, ma il collaboratore di Baylor dice che sono exciting dati, ma veramente non ho visto niente, quindi non lo so. Potrebbe essere usato, cioè adesso che stiamo discutendo della terza round di vaccinazione, per avere una memoria cellulare potrebbe aver senso usare. Sì, sì. Sono d'accordo. Altre domande, commenti? Una cosa volevo dire, abbiamo due postdoc position open, quindi perché Michele, Marco o altre persone interessate, se siete interessati a fare un'esperienza fatemi sapere. Bene, se non ci sono altre domande e commenti, grazie Mirko veramente di cuore per questa presentazione, per questi nuovi dati che hai condiviso prima del meeting mondiale che ci sarà domani, quindi siamo privilegiati anche da questo punto di vista. Grazie veramente. Grazie a voi.